Io non sono qui a cercare una poltroncina per un amico. Cara Barbara. No, secondo me ha fatto un errore. Beh, allora sei un guacquaraquà. È colpa anche questa di conto. Prego, applauso. Attenzione sia. Noi abbiamo un pool di esperti. Lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Good morning Vietnam! Amici di Primo Canale, ben ritrovati. Questo è Good Morning Vietnam, il primo tentativo di secessione giornalistica. Sto già pensando al nuovo nome della rete. Racco Canale? Prima di proseguire con le notizie, una raccomandazione. Indossate la mascherina sempre quando siete all'aperto e scaricate la app Immuni. È notizia ormai risaputa che l'app Immuni però si può scaricare solo con gli smartphone di ultima generazione. Cioè? Cioè, se sei povero no. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Anche la situazione dei tamponi è piuttosto confusa. Si riescono ad avere in tempi brevi solo privatamente. Calma, calma signorina. Non c'è nessuna anomalia. Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al cazzo. Però tranquilli perché dalla regione fanno sapere di avere già una soluzione. Le porto una cartata di patate fritte e te la tampono. Bisogna ma tamponare la mia moglie, se no... Quella te la tampono io. Intanto i numeri della pandemia continuano a crescere e a preoccupare. Professor Bassetti, come stiamo andando? Male, per Dio. Con il nuovo DPCM si inaspriscono le sanzioni per i trasgressori. Contraveniva più riprese gli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11. Buone notizie da oltreoceano. Donald Trump è guarito ed è pronto a rituffarsi nella campagna elettorale. Per chiudere, due notizie sportive. Il campionato di calcio non si ferma, cambiano solo un po' le regole. Chi avrà più positivi vincerà lo scudetto. E dai che è l'anno della stella. Un'ottima notizia invece per tutto lo sport ligure e comunque italiano. Genova sarà capitale europea dello sport nel 2024 e il nostro amato presidente si sta già allenando. Si chiude qui la mia personalissima rassegna stampa Good Morning Vietnam, ci vediamo la settimana prossima, ma mi raccomando state all'occhio perché ho intenzione di fare una sorpresina anche a Viaggio in Liguria.